Dopo chiedo scusa per seguire l'ordine degli argomenti e ritornare su una sua osservazione di qualche minuto fa. Nella relazione lei ha scritto che D'Amato è formalmente capo dell'ufficio affari riservati nell'anno 1971. Di fatto lo era già dal 1966. Questo sì, 77, lei. Perché figurati muore nel fine, ecco, 76, quindi diciamo 67, sì. Se può confermare questa, sì, questa differenza fra dirigente di fatto e dirigente formale, esatto. Perché poi parleremo di Piazza Fontana, che è del 69, e si inserisce questo gravissimo episodio di terrorismo proprio nel periodo in cui D'Amato è di fatto il capo, esatto, dell'ufficio affari riservati. Ma è già un personaggio importante prima, anche se non proprio il capo di fatto. Nel 65, quando gioca la sua carta, la carta del rapporto con Avanguardia Nazionale. Ci arriviamo dopo. Senta, quindi abbiamo ricostruito a grandi linee la carriera di D'Amato, non so se è necessario, perché nella relazione il professore è molto dettagliato con le date, ci riportiamo alla relazione. Certamente, oppure sì. Sviluppiamo. Tutto ciò che non viene detto si rinvia alla relazione. Perfetto, allora la ringrazio. Parliamo degli incidenti di percorso che, da cui sempre Federico Umberto D'Amato uscì indenne, come lei conserva nelle relazioni. Se può raccontare qualcosa, l'abbiamo già detto, ma se può sviluppare questo argomento e poi arriveremo a Piazza Fontana e alla strage di Brescia, è qualcosa che ha diretta attinenza con il nostro processo. Beh, il primo incidente di percorso, l'ho detto, è quello con Tambroni. Dopo ce ne saranno altri, alcuni di minore entità. Ci sarà una piccola ispezione amministrativa per un po' di conti che non tornavano, ma l'incidente di percorso più grave, gli incidenti di percorso più grave sono quelli che vanno dal 69 al 71-72, quando il servizio militare fa tutto quello che gli è possibile per evitare che D'Amato diventi il capo anche formale dell'ufficio affari riservati. E senza che sto a dire tutto, tanto poi su Piazza Fontana torneremo, l'incidente più grave è quello che lo accusa di essere una spia, niente poco di meno, di essere una spia dei sovietici. Ed è una cosa montata dal servizio segreto militare, oddio, un'accusa del tutto immeritata del dottor D'Amato. Non ho capito. Del tutto immeritata del dottor D'Amato, che spia dei russi. Il che non significa che D'Amato non avesse rapporti con quel mondo. Attenzione, io ho accennato al club di Berna, che era il coordinamento delle polizie europee, non solo europee, perché anche l'FBI e la polizia, il servizio segreto israeliano parteciperanno, e che in qualche modo viene fatto in contrapposizione al coordinamento dei servizi segreti dominati dalla, coordinamento dominato dalla CIA, dei servizi segreti militari, in cui i servizi civili di polizia erano messi un po' in disparte. Quando D'Amato, grazie ai suoi rapporti con francesi, belgi e lussemburghesi, mette in piedi, riesce a mettere in piedi questa cordata, rischia la rottura dei rapporti con la CIA, e in quel momento arriva l'attacco. Probabilmente legato a una cosa del servizio del club di Berna, che ufficialmente è un coordinamento di polizie occidentali, a un certo punto spunta la Securitate, che era il servizio segreto rumeno. Va detta una cosa, che nella P2 spunterà un importante diplomatico rumeno, e va detto anche che lo stesso Ceausescu è stato ripetutamente indicato come personaggio appartenente alla massoneria.
E va detta anche un'altra cosa, che D'Amato aveva avuto rapporti privilegiati con Romania. Per esempio, era andata a fare una cura contro l'invecchiamento, perché all'epoca c'era la dottoressa Aslan che faceva la cura di Gerovital in Romania. Ora, è probabile che questi rapporti con la Romania siano stati poi utilizzati per attaccare D'Amato ed evitare quello che poi ci sarà, la sua nomina. Quindi quello è stato un incidente di percorso grave. Poi ci sarà il tentativo di accusarlo di malversazioni anche abbastanza importanti, su cui ho trovato della documentazione inedita al DCPP e che è allegata alla relazione. E l'incidente di percorso fatale, per certi versi, fu la strage di Brescia, per cui ci fu un'insurrezione generalizzata della stampa, dei partiti politici, non solo di sinistra, anche pezzi di Democrazia Cristiana, contro D'Amato, accusato di aver quantomeno coperto gli assassini. In realtà le colpe di D'Amato erano meno gravi di quelle che gli venivano attribuite, anche se ce n'erano, e D'Amato non potette reggere l'offensiva e nell'estate del 74 lasciò l'ufficio affari riservati per andare alla polizia di frontiera, dove passerà gli ultimi 7 anni della sua carriera. Torniamo un attimo però indietro. Lasciò, ecco, vorrei dire solo questo, lasciò formalmente l'ufficio affari riservati, di cui continuò ad essere consulente fino alla fine. Bene, questo. Prima di lasciare del tutto questo argomento, volevo che lei illustrasse alla Corte il nuovo metodo di lavoro dell'ufficio affari riservati. Secondo le direttive di D'Amato, secondo l'impostazione di D'Amato, la gestione delle informazioni centrale, periferiche, le squadre di cui abbiamo sentito parlare già in questo processo, diciamo la nuova cultura politica dell'ufficio affari riservati, dell'intelligence civile italiana in quel periodo. Siamo alla fine degli anni 60, ai primi degli anni 70, poi torneremo ai discorsi più specificamente stragisti e di terrorismo. Una domandona. Esatto. Allora, io ho accennato prima al fatto che D'Amato è un imitatore del fondatore della polizia politica, che è Fouché. E c'è una similitudine straordinaria. Fouché aveva organizzato il suo servizio di spionaggio, le sue spie, in squadre separate, non solo territorialmente, ma magari anche all'interno della stessa città, Parigi, operavano più squadre separate, magari distinte attraverso gli ambienti di penetrazione. Questa è la squadra che lavora sugli ex giacobini, quest'altra sui monarchici e così via. D'Amato fa qualcosa del genere. Divide i suoi informatori in squadre. Il suo fiore all'occhiello sarà la squadra 56 di Milano, coordinata dal maresciallo Alduzzi. 54. Che squadra 54, mi scusi un po' di. E quello sarà uno che leggesse le note informative di Alduzzi. Ne produceva dalle 3 alle 5 a settimana, quindi quasi ogni giorno, ci fa la storia di Milano, su tutto, dalla fiera alla borsa valori, dall'università ai gruppi di estrema destra e di estrema sinistra, ai partiti politici e ai sindacati. La interrompo un attimo, Presidente, professore. Sì. Torneremo a proposito delle squadre di Milano con un argomento specifico. Riguarderà Adalberto Titta, che è un personaggio, questa volta del Sismi, di grande interesse, perché è collegato ad un'altra persona che è venuta l'altro giorno e ha detto: mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Grazie. Prego, continui. Bene. Quindi, prima di tutto, riorganizza in questa dove
il riferimento è sì geografico, ma soprattutto di ambiente di specializzazione. Alduzzi è un po' un'eccezione perché è uomo che ha ramificazioni dappertutto. Di solito, per esempio, a Roma invece no, ci sono quelli che lavorano sulla destra, quelli sulla sinistra, quelli e così via. E in qualche modo questo si collega al suo diverso metodo di lavoro e alla sua concezione. In questo, ecco, D'Amato è un uomo moderno perché? Perché capisce che in una città, in un ambiente della metà del Novecento, anzi della seconda metà del Novecento, la polizia non può essere estranea alla società civile. Questo è molto importante. Quindi, per esempio, il reclutamento sia di informatori sia di para informatori negli ambienti accademici, negli ambienti, per esempio, ci sono sociologi. A un certo punto nell'elenco delle sue fonti troveremo un sociologo come Capecelatro, ci sono anche… Professor Capecelatro? Sì. Carlo Capecelatro? No, Ennio mi pare, Ennio Capecelatro. Ci saranno altri. E questo perché? Perché l'uomo cerca di capire giustamente le trasformazioni della società e qui c'è una spaccatura diretta fra l'ufficio affari riservati di D'Amato e i servizi militari. I servizi militari non solo italiano, francese, americano, hanno in testa le teorie della guerra rivoluzionaria, avanzate in particolare dal generale André Boffre dello Stato Maggiore francese, che peraltro non immotivatamente spiegava il ruolo della strategia diretta, che è quella che non può che essere militare. Io voglio occupare un paese, è ovvio che lo devo fare con mezzi militari, e la strategia indiretta, cioè il condizionamento di quel paese attraverso gruppi di pressione o addirittura colpi di Stato, attraverso campagne scandalistiche, attraverso destabilizzazioni economiche, eccetera. Per cui i servizi militari tendevano, devo dire che non era del tutto infondata quest'idea, solo che però diventava una chiave di lettura universale, per cui dalla elezione del sindaco di Velletri alla manifestazione dei metalmeccanici a Torino, alla campagna stampa di Paese Sera, cioè era tutto guerra rivoluzionaria diretta dai sovietici. E quindi in qualche modo il PC non era altro che uno sportello dei servizi segreti sovietici, e i movimenti della società civile non erano affatto spontanei, erano movimenti suscitati, stimolati, diretti dagli strateghi della guerra rivoluzionaria. D'Amato capisce non solo, ma l'altra idea è che il conflitto sino-sovietico fosse solo una presa in giro, in realtà c'era una solidarietà diretta fra i due regimi contro l'Occidente. D'Amato capisce che le cose non stanno esattamente così e ne convince di questo il Club di Berna. Cioè capisce, uno, che non è vero che i gruppi dell'estrema sinistra siano agenzie che ci muove a comando, e che il PC a sua volta non è un'agenzia del servizio segreto sovietico che lo dirige a suo piacimento. Capisce che ci sono reazioni spontanee. Uno sciopero salariale nasce veramente dal fatto che i lavoratori vogliono aumenti salariali. Magari poi in questo qualcuno può inserirsi, ma dare l'idea che non ci sia altro che il ruolo dei servizi, eccetera, era un'idea che D'Amato combatte. E qui si comincia a capire il perché l'uomo è indigesto ai suoi rivali,
Ma tutto sommato bisogna dire che la storia gli ha dato ragione, perché dopo abbiamo scoperto che per esempio il conflitto cino-sovietico, che D'Amato liquidava come una sceneggiata, no, in realtà è un servizio, un conflitto reale, al punto che la Cina stabilirà rapporti privilegiati con gli Stati Uniti, già dalla visita di Nixon nel 72 e poi via andando. Quindi in realtà D'Amato aveva avuto una sensibilità politica e non gli altri. E questo lo capisci già dall'organizzazione dell'archivio. Per esempio, tutti i gruppi dell'estrema sinistra nell'archivio del Servizio Segreto Militare sono raggruppati nella categoria dei movimenti comunisti. Invece nell'archivio dell'Ufficio Affari Riservati Lotta Continua non fa parte di quei movimenti, fa parte del gruppo dei movimenti definiti anarcosindacalisti della sinistra socialista, che peraltro coincide col fatto che alcuni fondatori venivano dal PSI, poi PSIUP, altri, e che comunque l'ideologia di Lotta Continua non era modellata sul centralismo democratico del PCI, aveva invece una sua autonomia, c'era la teorizzazione dello spontaneismo, eccetera. Ecco, tutto questo dice della raffinatezza intellettuale dell'uomo. L'uomo non era un banale sbirro come veniva spesso etichettato ingiustamente dai giornali dell'estrema sinistra, era un uomo capace anche di finezze culturali notevoli, sì, di cui si è fatto portatore anche a livello internazionale. Ripeto, il Club di Berna segna una svolta dei servizi di polizia di tutta Europa, compreso quello tedesco, rispetto ai servizi militari, e obiettivamente la lettura data dai servizi di polizia risulterà confermata dalla storia. Non so se ho dimenticato niente, dottore. No, no, stiamo saltando di qua e di là, però lei sta seguendo un filo conduttore molto logico. Ci sto tentando. La interrompo il meno possibile, perché la sua esposizione è molto organica. Tornando sempre un passo indietro, facciamo un passo indietro, un passo avanti, però il filo logico è sempre quello. Sulla carriera di D'Amato, lei dice, ha questa diversa percezione della realtà del Partito Comunista Italiano, che ha un'autonomia, ma non per questo è meno anticomunista dei militari. Per carità, ripeto che D'Amato non è uomo di convinzioni ideologiche. Esatto. Se in Italia avessero preso il potere i sovietici, lui avrebbe fatto il capo della polizia lo stesso, insomma, cioè in questo. Però in quel momento giocava un ruolo, sì, era dalla parte del governo. Esatto. Il governo era anticomunista e lui era. Nello stesso modo non riesce ad alienarsi le simpatie degli americani, perché è capo di una delegazione della polizia italiana negli Stati Uniti nel 1969. Sì. E questo dà particolare lustro all'Ufficio Affari Riservati che lui rappresenta. E certo, questo se può confermare questo aspetto, che può sembrare banale, ma non lo è. D'Amato parlava perfettamente inglese e francese, cosa non molto diffusa. Valore aggiunto, sicuramente. Senta, poi arriveremo al. Le farò più tardi la domanda sulla P2 come camera di compensazione, perché questo avviene nel 1975, secondo la sua relazione, ma a questo punto è opportuno fare un altro passo indietro su specifici episodi che arrivano, sì, vengono alcuni anni precedenti. Nel 1965 c'è l'operazione Manifesti Cinesi, che rientra nell'ambito del tema che lei ha sviluppato dei rapporti di Federico Umberto D'Amato con Stefano Delle Chiaie e con Avanguardia Nazionale. Il capitolo parla anche della nascita e della diffusione di Avanguardia Nazionale, del suo scioglimento fittizio nel 1964. Su questo aspetto può fare un quadro illustrativo alla Corte? Sì. Allora, ho già detto che D'Amato già nella prima metà degli anni 60 è astro in ascesa,
già conta molto, anche se non è ancora formalmente il capo, cioè poi il capo di fatto del servizio, però è uno, diciamo che comunque il numero uno degli operativi. È un'operazione che lui fa già a partire dal 61-62, è l'aggancio con il gruppo di Avanguardia Nazionale, che era stato formato nel 59, quindi da poco. Avanguardia Nazionale è un gruppo diverso nella firmamento, si fa per dire, dell'estrema destra, diverso da Ordine Nuovo. Ordine Nuovo è anche socialmente diverso, è fatto da avvocati e giornalisti, tendenzialmente da gente socialmente su, è legato organicamente al servizio militare che gli procura finanziamenti, rapporti politici, tutto. Avanguardia Nazionale è invece un gruppo essenzialmente di ceto medio e piccoli sottoproletari. Ecco, lo stesso capo, Rauti, era giornalista al tempo, collaborava col servizio militare, e delle chiaie era il responsabile di zona di un ufficio assicurativo di scarsa affluenza, quindi non è che poi avesse tanti soldi, e quindi tenta di fare un suo gruppo, anche c'è la rivalità personale fra i due leader, per la verità soldi niente. Quello che, mentre Ordine Nuovo aveva un ruolo nella elaborazione della cultura politica, nelle operazioni di tipo militare, addestrava i suoi uomini anche ad operazioni in terreno di guerra, per esempio ci sarà la vicenda Trionfi Brillo, in cui loro cercano di mandare uomini loro per la lotta ai movimenti coloniali portoghesi, quindi hanno questo profilo più militare e culturalmente più importante. Avanguardia Nazionale è un gruppo di squadristi, è un gruppo di squadristi da usare in piazza. È la prima uscita dove si nota un rapporto cordiale fra gli squadristi di Avanguardia Nazionale e la polizia, e con la venuta di Ciombè, il capo della controrivoluzione contro Lumumba in Congo, che visiterà Roma nel 1962, e ci saranno manifestazioni in protesta della FIGC e delle organizzazioni giovanili di sinistra, che verranno caricate dai gli uomini di Avanguardia Nazionale. Quello è il primo momento, cioè il battesimo, in cui si nota un rapporto. Dopodiché si nota un rapporto tra... un certo rapporto fra polizia e Avanguardia Nazionale. Dopodiché inizierà un'altra cosa, un finanziamento di circa 300.000 lire al mese. Beh, 300.000 lire del 1963-64, qualche migliaio di euro in moneta corrente, probabilmente 4-5 mila euro, non erano pochissime, che gli permetteranno di avere una sede in pieno centro di Roma, non lussuosissima, in via Arco della Ciappella. E ci sono finanziamenti del servizio a... Sostanzialmente non è ufficialmente il servizio, è per il tramite del giornalista di destra, direttore del Borghese, Mario Tedeschi. Attenzione, perché c'è un omonimo Mario Tedeschi di Ordine Nuovo, non c'entra niente. Mario Tedeschi di cui sto parlando è quello che nel 72 diventerà senatore del Movimento Tedeschi Sociale. In questo processo è uomo della P2, quindi non personaggio di secondo piano. È Tedeschi che passa le 300.000 lire al mese ad Avanguardia Nazionale. Ma realisti, negli anni 60, primi anni. Siamo fra il 64 e il 66, più o meno in quel periodo. È Tedeschi che riceve questi soldi dall'ufficio affari riservati e li gira
all'Avanguardia Nazionale, c'è un punto che vorrei chiarire. Mentre Ordine Nuovo era organicamente un pezzo del servizio segreto militare, al punto che in una delle mie relazioni elenco le spie e gli informatori dell'ufficio affari e del SIFAR e poi del SID di Ordine Nuovo, ed erano tanti che sarebbe stato inimmaginabile che il gruppo potesse fare una qualsiasi azione se non tacitamente autorizzata dal servizio di riferimento. Avanguardia Nazionale no, certo anche l'Avanguardia Nazionale ci saranno informatori, per esempio dell'ufficio affari riservati come Christian Decker a Trento, come altri, però Avanguardia Nazionale è sempre stata piuttosto una banda di corsari che facevano la loro personale guerra da corsa contro i nemici individuati, c'era un'autorizzazione, ma formalmente erano tenuti a una certa distanza, certi soldi, le protezioni politiche, ma in modo non organico. E qui si inseriscono due episodi importanti: lo scioglimento della Guardia Nazionale e la vicenda dei manifesti cinesi. Manifesti cinesi, si tratta di questo, della comparsa di falsi movimenti, manifesti di un movimento di ispirazione filo cinese, filo stalinista, che prepara una scissione dal PCI. Ora, in realtà, perché l'operazione è quella di stimolare, effettivamente va detto che dal 62 erano presenti nel Partito Comunista Italiano gruppi che clandestinamente lavoravano all'ipotesi della scissione. E c'è un particolare interessante: la scissione avverrà con un convegno nell'ottobre del 66 nel teatro Goldoni di Livorno. Formalmente lì, in realtà in Bettola per l'occasione. È interessante notare il fatto che i manifesti cinesi vengono affissi prevalentemente in Toscana, il che significa che c'era una certa sensibilità nel captare che lì c'era un e infatti quando ci sarà la scissione ci saranno gruppi importanti di personaggi anche del PC che passeranno al cosiddetto PCD. Fra gli altri, per esempio, Angelo Gracci, medaglia d'oro della Resistenza e avvocato molto noto in città, Vangioni, altri. Quindi non era mirata in modo sbagliato l'idea delle affissioni. Le affissioni vennero effettuate da uomini di Avanguardia Nazionale. La cosa si scoprì dopo. I manifesti erano falsi comunque. Falsi, falsissimi. La cosa si scoprì dopo e venne detta, diciamo, a livello di opinione pubblica. La cosa scoppiò nel marzo del 70 quando uno dei personaggi indagati per la strage, uno dei due fratelli di Luia, in un'intervista al Corriere della Sera dirà: eh no, chi ha mandato Merlino? Merlino è uno degli indagati per la strage insieme a Valpreda, però solo che Merlino era un fascista infiltrato fra gli anarchici. Chi ha mandato Merlino, uomo di Avanguardia Nazionale, fra gli anarchici è stato lo stesso uomo che diresse l'operazione ai manifesti cinesi. E lì scoppiò lo scandalo, dopo un po' si seppe di questa cosa, anche perché nel frattempo il gruppo dei giornalisti della Strage di Stato aveva iniziato a pubblicare roba sui rapporti fra la polizia politica e Avanguardia Nazionale. Molti anni dopo, lo stesso Delle Chiaie, ascoltato dalla prima commissione stragi, tenterà di dare una sua spiegazione
nella quale ammetteva che l'operazione veniva al Ministero dell'Interno, ma loro non erano consapevoli, erano stati utilizzati e strumentalizzati. Devo dire, non è affatto convincente quella spiegazione, però diciamo contiene l'ammissione che effettivamente era stata un'operazione voluta dall'ufficio affari riservati e in particolare dal dottor Danato e dal dottor Sciovano. E Mario Tedeschi cosa c'entrava in questa operazione? Mario Tedeschi è in qualche modo il tramite, continua a essere l'uomo di tramite, anche perché in questo la polizia ha sempre avuto una certa abilità nel non avere rapporti diretti con l'Avanguardia Nazionale, soprattutto nei casi più preoccupanti, dove ci si poteva bruciare le dita. Stiamo parlando sempre di Tedeschi del Borghese, vero? Di Mario Tedeschi. Esatto, sempre di quel Mario Tedeschi, P2, Borghese, senatore del Movimento Sociale, fondatore dei GAN, i gruppi di azione nazionale, che entreranno in molte altre operazioni del tempo. Altre due cose. Lei non ha parlato dell'altro episodio, però lo scioglimento di Avanguardia. Mi ha anticipato, presidente. La comincio. Aveva anticipato lui. Comincio ad avere qualche defiance. Allora, ci possiamo anche sospendere un attimo. Possiamo fare. Allora facciamo la pausa adesso. Finisco questa. Sì. Finisce questa e facciamo la pausa. Il 10 aprile del 66, durante scontri piuttosto violenti nell'Università di Roma, lo studente socialista Paolo Rossi viene buttato giù nella tromba delle scale e muore. Ci sarà il tentativo di dire che è stato un suo capogiro, no, in realtà viene scaraventato giù da gente di Avanguardia Nazionale. Il caso rimarrà giudiziariamente insoluto, ma e si scatena una campagna stampa furibonda, in particolare di Paese Sera, ma anche di altri giornali, su questo gruppo fascista particolarmente violento, che si era permesso addirittura di impedire una lezione in occasione del 25 aprile di Ferruccio Parri, quindi una cosa che ebbe una risonanza nazionale. A questo punto iniziò un'indagine per applicare la legge Scelba, che proibisce la ricostituzione del partito fascista, ad Avanguardia Nazionale. Ci sarà un tentativo di, ma evidentemente gli avvocati spiegarono che era causa persa. Per cui prima ancora che si arrivasse allo scioglimento e quindi alla condanna e alle pene, Avanguardia Nazionale viene ufficialmente sciolta. Siamo nel 67, no, siamo più o meno... avevo letto nella sua relazione 64, mi corregga se sbaglio. Sì, 64 è l'inizio di inchiesta. Scioglimento fittizio di Avanguardia Nazionale. Bisogna dire una 64, cosa. 67. 60, no, 64 è l'inizio dell'azione penale e poi man mano viene il processo e c'è lo scioglimento. E quando è esattamente lo scioglimento? Prego? Quando avviene lo scioglimento? Formalmente credo poco dopo il 66, presidente. Nel 67 c'è un ulteriore. No, guarda, prendo la relazione così. Lo scioglimento? Sì, no, nel 67. Nel 76 c'era l'episodio Rossi, è del 66. Sì, ed è lo shock. 66. Nel 67 c'è un altro episodio che però dimostra. No, è quello che dice il 64. Scritto così. Sì, nel 67 sa cosa c'è? C'è il caso della morte di Aleotti. Aleotti è un ex attivista di Avanguardia Nazionale. 64. Che però a un certo punto entra in conflitto con delle chiaie. Alcuni dicono che vorrebbe parlare, viene trovato morto in auto carica di armi nei pressi della questura di Roma e viene tutto considerato un suicidio. Chiedo scusa perché sto guardando le relazioni e questo scioglimento fittizio viene collocato da lei
pagina 129, sì, alla fine del 64. Sì, ma appunto sto dicendo che è fittizio. È fittizio. Cioè, che fittizio, in realtà ci sono episodi che confermano. Ecco, lo chiarisca bene che è fittizio, perché poi quello effettivo verrà, no, a molti anni dopo. Ecco, è fittizio. Bisogna tenere presente una cosa. Chi è il maestro di delle chiaie e quindi Avanguardia Nazionale? È un vecchio personaggio fascista legato all'opera e alle polizie politiche durante la Repubblica Sociale, Alfredo Di Chiappari, della Memoria Miranda, che era specializzato in una cosa, in operazioni di infiltrazione. E infatti Avanguardia Nazionale sarà specializzata nell'infiltrare suoi uomini nel PCD piuttosto che fra gli anarchici, anche nel PCI, eccetera. Quindi in realtà sono le tecniche di sopravvivenza clandestina che erano quelle che gli aveva insegnato Di Chiappari. E infatti citavo questi episodi per l'episodio di Rossi, che porterà a una nuova fiammata, questo volevo dire, perché si diranno, momenti, questi sono formalmente sciolti, ma in realtà operano e sono un gruppo. Poi ci sarà il caso di Aleotti e quindi continuamente. Il gruppo però resta ufficialmente sciolto, paradossalmente fino al gennaio del 70, cioè dopo la strage di Piazza Fontana, quando comincia a venire fuori il ruolo di questo strano personaggio, Mario Merlino, anarchico, frequentatore di Valpreda, ma che fino al giorno prima aveva incontrato delle chiaie. Viene fuori questa cosa. A quel punto si preferisce ricostituire ufficialmente Avanguardia Nazionale, in un primo momento con la sigla di Avanguardia Rivoluzionaria, poi Avanguardia Nazionale, per evitare che scatti un'ulteriore fattispecie di reato con ulteriori problemi. E Avanguardia Nazionale continuerà ad andare avanti fino allo scioglimento ufficiale, che sarà nel 75. Però già allora avevano iniziato la confluenza in Ordine Nero con i rimasugli di Ordine Nuovo, eccetera. Quindi ecco, questa è un'altra caratteristica, e questo è stato possibile grazie al fatto che la polizia politica, che sapeva perfettamente dell'esistenza del gruppo, erano stati allontanati i personaggi più, diciamo, marginali e poco importanti, ma il gruppo in quanto tale era rimasto in piedi. Sì. E le note informative, per esempio di Aristo, del grande personaggio Aristo, una delle più grandi spie dell'ufficio affari riservati sull'estrema destra, lo certificano abbondantemente. La polizia sapeva. Poi lo riprendiamo dopo questo. No, poi, ecco, se è possibile, l'ultima domanda, se no, su manifesti cinesi, sul, sì, sul Almirante che interviene su questo, e poi riprendiamo, oppure se lei è stanco possiamo riprendere tra un po'. No, posso rispondere. Il Presidente dei Calei. Finiamo questo. Allora, guarda, sempre sull'operazione manifesti cinesi, sì, ci fu un intervento di Almirante che accusò il Ministero degli Interni di gestire Avanguardia Nazionale. Infatti la stampa fascista, quando parlava del Movimento Sociale, scusatemi, quando parlava di Avanguardia Nazionale, la chiamava a trattino Ministero. I rapporti fra Avanguardia Nazionale e il Movimento Sociale sono stati molto bruschi e cattivi. Mentre con Ordine Nuovo a un certo punto si trovò una quadra e Ordine Nuovo confluì nel Movimento Sociale, tranne un pezzo, che è quello di Graziani, che continuerà ad andare avanti, Avanguardia Nazionale non confluì mai nel Movimento Sociale ed era normalmente accusata di essere un'organizzazione di spie del Ministero dell'Interno. Almirante in particolare accusò sempre
all'avanguardia nazionale di questo. E anche il senatore Pisanò, che era un po' la controinformazione del movimento sociale, identificava delle chiaie come uomo del ministero che doveva fare, cioè in fondo era un'interpretazione della strategia dell'attenzione, però che aveva come obiettivo il movimento sociale al posto delle sinistre, ma sostanzialmente il meccanismo era lo stesso. Se no, due cose, quale, ritorniamo a quello che abbiamo detto prima per collegare il discorso, quale fu la replica di Tilger rispetto a queste accuse che venivano fatte? Ah, Tilger fu, detto prima, una conferenza stampa nel Tilger 70. È un avanguardista noto, non beh, non era un avanguardista, era il capo di Avanguardia Nazionale in Italia mentre delle chiaie era scappato in Spagna e fece un riferimento specifico a Mario Tedeschi. Esatto, esattissimo. Tilger fa una conferenza stampa al momento dello scioglimento, in cui si parla dello scioglimento, lanciando una serie di avvertimenti, dicendo guardate che però se siamo trascinati sul banco degli imputati faremo il nome di deputati e di ministri che ci hanno ricercato, sollecitato, qualche caso protetto, diremo di operazioni come quella dei manifesti cinesi e lascia intendere che c'è ben altro su cui potrebbero parlare. E parlò del finanziamento anche. E disse, quello che diremo di chi ci ha dato 300.000 lire al mese, il bello che le 300.000 lire… E chi era questo qui, se lo puoi ripetere? Le 300.000 lire al mese sono già menzionate dal libro Assaggio di Stato che esce nel 70, quindi probabilmente lì c'è un canale del SIFAR, poi denominato SIFAR. Scusi professore, prima ha detto chi è che le dava 300.000 lire al mese? Sì. Era sempre il ruolo di Mario Tedeschi. Ecco, no, vorrei che fosse chiaro. In relazione era sempre lui, che era uno delle MSI, era però formalmente dell'MSI, era uno dell'MSI tedesco. Sì, era un senatore del Movimento Sociale che però aveva fondato questo gruppo particolare dell'estrema destra, i GAN, gruppi di azione nazionale, che erano la copertura di una serie di azioni, come per esempio il finanziamento di Avanguardia Nazionale. Non ho capito. Erano la copertura, per esempio lui fondò anche un simmetrico del Soccorso Rosso dei gruppi dell'estrema sinistra, fu il Soccorso Tricolore, fra ambienti del movimento sociale, cioè in cui aveva un ruolo importante Tedeschi e la sua compagna che era la Preda, la giornalista Gianna Preda. Che poi vediamo nei discorsi di… Esatto. Di Roberto Di Nunzio. Sì. Professore, scusi. Dica. Siccome ha parlato della Preda, del legame con Tedeschi, la Preda era quella che scriveva anche lei per il Borghese? Certo, la Preda scriveva per il Borghese. Sono stati citati da Roberto Di Nunzio come il circolo degli amici stretti del padre. Sì. Era una delle firme di richiamo. Senta, questa cosa del finanziamento ad Avanguardia Nazionale da parte del Ministero tramite Tedeschi, esce da un documento o è un'illazione? È una cosa che è stata sempre detta, poi confermata, perché Tilger lo dice chiaramente nella sua conferenza stampa che i soldi ci venivano da Tedeschi, ma dietro. Quindi la fonte è questa intervista di Tilger? No, la fonte, per questo già c'è la Strage di Stato che lo scrive nel 70 e poi c'è Almirante. Noi abbiamo bisogno certamente di una ricostruzione storica però basata su dati testuali e oggettivi. Guardi, Presidente, c'è sia la conferenza stampa di Tilger che gli atti dell'audizione di Stefano delle Chiaie davanti alla prima
commissione stragi, cioè è storia pacifica, non contestata neanche dai dirigenti di Avanguardia Nazionale. Rispetto però in un processo si sì, ma... la fonte oggettiva testuale. E viene riconosciuta dai dirigenti di Avanguardia Nazionale. Ecco, Presidente, volevo dire su questo. Lei fa una ricostruzione storica, ma noi dobbiamo supporre e ammettere che lei quello che ci dice lo basa su un dato testuale. Ecco, Presidente, su questo punto, tra le sentenze che abbiamo prodotto all'inizio di questo dibattimento, c'è anche la sentenza che riguarda lo scioglimento di Avanguardia Nazionale, in cui questi episodi sono riportati. Sì, no, insomma, abbiamo poi il test che verrà dopo, riferirà anche su questa vicenda. Ecco, mi ricollego a questo perché noi abbiamo bisogno di, un, certo. di un'analisi che certo. spiega, ma abbiamo il dato. Non c'è dubbio. Abbiamo su bisogno del dato fondamentale. Sì. Ecco, io mi chiedo scusa, ma quello che dice il dottor Proto mi è sfuggito perché è una di quelle storie ripetute così tante volte, eccetera, eccetera, che a un certo punto mi è sfuggito che nella sentenza certo. di scioglimento già c'è. Perfetto. Allora ci fermiamo 10 minuti. Va bene. Dunque, prima di iniziare, due comunicazioni di servizio. La prima, dovremmo cercare di cambiare la data del 2 luglio perché qualche giudice ha qualche impegno, non l'avevo colto. Quindi per noi potrebbe andare bene o il venerdì precedente o il venerdì successivo. Venerdì precedente purtroppo non è possibile perché abbiamo già fatto questa citazione. Mi controlla il calendario, controlla il mio calendario. Ma cos'è che ha detto? Non vedo perché. Sono dopo. Lo dico allora, per tutti ovviamente. Il venerdì 25, il venerdì e il 25. Il venerdì precedente, 25 c'era un impedimento, ma siamo... No, abbiamo citato, se vengono, le due teste. Ah, c'erano le due svizzere. Le due svizzere, esatto, esattamente. E quindi niente. E allora il 10, il 9. Il 9. 9 luglio. Grazie Presidente. Va bene. L'altra comunicazione, io non so quando temo che oggi la deposizione del professore non finisca. Nel senso che abbiamo 2 ore e poi dobbiamo fare assolutamente Vinci Guerra, che è detenuto, è stato tradotto. Quindi... Presidente, le anticipo che Vinci Guerra. Appunto. È un esame complesso. Certo. Anche per esempio a questi temi, la fonte principale è lui. Per cui io direi. E diciamo, è lo stesso mondo visto dall'interno. Cioè, qui dall'esterno dello storico e dall'interno del militante. Quindi il professore eventualmente lo facciamo tornare se non finisce, perché al massimo all'1:30 dobbiamo fare una pausa e cominciare con Vinci Guerra, che potremmo non finire neanche forse. No, è quasi sicuro che non lo finiamo. Non finiamo. E allora a questo facciamo punto... tornare Vinci Guerra, sennò. Sennò facciamo tornare Vinci Guerra. E concludiamo Ma Vinci Guerra l'hanno tradotto, non so da dove venga. Possiamo chiedere. Io non so poi le parti civili, oggi non c'è l'avvocato Speranzoni che mi dicono aveva una direttissima, però so, aveva anticipato che aveva intenzione di interrogare Vinci Guerra, come era già successo nel processo Cavallini, in cui ci fu un interrogatorio molto ampio di Vinci Guerra. Noi non c'eravamo, ma abbiamo visto le carte. Sì, no, l'esame di Vinci Guerra sicuramente non si esaurisce oggi, sono molti temi di prova. Va bene, comunque io farei così, io comunque all'1:30 finirei col professore, casomai il professore ritorna, dopodiché cominciamo con Cavallini e sicuramente lo facciamo tornare la prossima volta, continuando e finendo con Cavallini, salvo concludere poi il professore dopo. Dopo la prossima udienza? Vediamo quando. Allora, poi abbiamo il problema che la prossima udienza abbiamo citato 3 persone, venerdì, poi non so, una non viene, quindi ci sono Gallo e la madre. Sì. Siamo contro. Sì, no, va bene. Allora facciamo così: noi comunque all'1:30 col professore concludiamo. Credo che
ci vorrà altro tempo per il professore, perché siamo ancora non agli anni 60. Non tantissimo, io non so però le altre parti cosa devono dire. Quindi... qualche domandina vorremmo fare. Siamo agli anni 60 e poi devo dire la verità, io vorrei leggere la relazione per eventualmente vedere se per tribunale, per la corte. Sì, è una relazione corposa con molti allegati, noi la mettiamo a disposizione anche comunque, subito. Allora, l'una e mezza comunque finiamo, salvo richiamarlo il professore per proseguire e completare il suo esame, poi dopodiché passiamo Vinci Guerra e lo facciamo tutto, o questa oppure con ripresa la prossima. Va bene. Va bene. Ecco, no, prima di procedere, Presidente, devo fare una rettifica perché sono in corso in un errore sull'indicazione della sentenza in cui si parla della vicenda dei manifesti cinesi. Prima ho detto che se ne parlava nella sentenza del 76 relativa allo scioglimento di Avanguardia Nazionale, devo rettificare perché di questa vicenda ne parla diffusamente invece il dottor Salvini dell'ordinanza di rinvio a giudizio nel procedimento Nicoazzi ed altri, che ovviamente produrremo nella parte di riferimento in cui vi è un intero capitolo molto corposo relativo a questa vicenda dei manifesti cinesi, rispetto ai quali poi parlerà, rispetto alla quale vicenda parlerà anche diffusamente Vincenzo Vinci Guerra. Quindi la sentenza non è quella del 76, ma è l'ordinanza Salvini, sentenza ordinanza del dottor Salvini 18/3/95 che produrremo. 18 febbraio 90? 18 marzo 95. 95, sì, 95. 95. 95, sì. Ecco, poi un'altra cosa che aveva sollecitato l'interesse della Corte era relativo al finanziamento all'Avanguardia Nazionale, a cui ha fatto riferimento il professore. A pagina 131 della sua relazione cita proprio la fonte e c'è un virgolettato di Tilger in cui si dice: oggi ci attacca duramente, dice Tilger, eppure nel 64-65 aveva molta simpatia per noi, tanto che ci finanziava regolarmente con un assegno mensile di 300.000 lire. Questa è la sua citazione. Era quello che avevo detto, però Tilger è deceduto, mi pare. Esattamente, ovviamente il riferimento è a Mario Tedeschi, direttore del Borghese, che è riportato Tilger prima del virgolettato. È morto pure, deceduto. Tilger è vivo? No. Non sono sicuro che sia deceduto. Va verificato. Comunque, quello che è stato letto, il virgolettato del professore, fa riferimento alla conferenza stampa rilasciata da Tilger. Sì, se fosse vivo sarebbe una fonte del relato, dovremmo sentire la fonte diretta.